Arte e cultura. Il Duomo di Milano, l'offerta del popolo per la dimora di Dio. Prima ancora che maestoso esempio di architettura gotica lombarda, agli occhi del visitatore attento, il Duomo di Milano appare innanzitutto come testimonianza di una devozione spettacolare, che è un segno tangibile di una mentalità religiosa che nel Medioevo permeava profondamente la vita degli uomini. Come annotano gli annali della fabbrica del Duomo? Senza differenza di classe, tutti accorrevano a portare il proprio obolo per la grande impresa, con le materiali offerte di denaro e robe. È immediato, per chi si accosta a queste pietre con semplicità e sincera curiosità, porsi molteplici interrogativi. Come e chi lo costruì? Chi lo finanziò? Quali motivazioni spinsero povera gente a innalzare un'imponente cattedrale di marmo, la più grande per lunghezza del mondo allora conosciuto? Dopo la lettura di opere di autorevoli storici che attribuivano arbitrariamente la paternità della costruzione al principe piuttosto che ai nobili e ricchi mercanti, senza mai comprovare però le loro tesi con un riscontro effettivo numerico delle fonti. Quindi ho intrapreso un'analisi quantitativa puntuale, mai effettuata prima, di manoscritti inediti dell'archivio del Duomo, in modo da presentare un quadro dell'identità dei donatori e dell'entità delle donazioni in denaro e in natura, fonte principale di finanziamento del Duomo, e fornire al dibattito sul finanziamento della cattedrale un contributo originale, strettamente aderente ai contenuti numerici delle fonti. Particolarmente ricchi di notizie e informazioni si sono rivelati, da una parte, i registri delle oblazioni, in cui quotidianamente veniva annotata la descrizione di ciascun dono e del suo valore, insieme ad alcune note sintetiche sul suo offerente. Dall'altra, è negli annali che ho potuto ritrovare, minuziosamente tratteggiati, i fatti, i personaggi e gli avvenimenti di un'immane costruzione durata ben 6 secoli. Lo scoraggiamento iniziale per l'incomprensibilità delle scritture, che erano in caratteri gotico-lombardi, e la lunga e ripetitiva trascrizione di cifre, in lire, in soldi, in denari, ed espresse in sistemi differenti dal nostro, che è metrico-decimali, si è presto trasformato in una impagabile commozione man mano che, da quegli inchiostri sbiaditi, cominciavano a far capolino innumerevoli storie di uomini e donne mossi quotidianamente a piccoli, grandi atti di carità. Ciascuno, con il suo tanto o con il suo niente, concorreva alle necessità della costruzione. Notai, speziali, pescatori, orefici, fornai, mugnai, macellai prestavano gratuitamente le loro braccia per scavare le fondamenta. Ingegneri ed operai del cantiere devolvevano talvolta in offerta il loro salario, o vi rinunciavano in cambio di un'indulgenza per i loro peccati. Le prostitute, terminato il loro giro notturno, deponevano una parte del ricavato sull'altare. E quando non era il fedele a recarsi alla chiesa, era la chiesa a bussare alle porte fedele. Non sempre era possibile alla gente giungere nel centro di Milano dalle città o dalle campagne, assentandosi dalla bottega o dal campo. Per questo la fabbrica, negli anni, aveva perfezionato, con notevole successo,
un sistema capillare di raccolta delle offerte che raggiungesse ogni angolo del contado. Cassette e ceppi, tronconi di legno vuoto dove versare l'elemosina. Questi venivano collocati in tutti i punti nevralgici e di maggior passaggio, presso le porte urbane, ai crocicchi delle strade principali, nelle chiese, nei palazzi comunali. L'aspetto più impressionante di questa storia per me è tuttavia da ricercarsi nei lunghi elenchi di cifre contenuti nei registri delle donazioni. Solo nell'anno 1400 sono circa 8.000 le donazioni raccolte in denaro o in natura, per un valore totale di oltre 42.000 lire dell'epoca. Cifra assai ragguardevole se si pensa che, oltre a costituire poco meno di un terzo delle entrate, tra le altre forme di ricavo c'erano ad esempio l'eredità e i possessi immobiliari, e copre quasi la totalità delle ingenti spese per il gigantesco cantiere, pare a più di 49.000 lire per quell'anno, in cui gli operai ricevevano in media 3 lire al mese. Tra le offerte spicca il contributo del principe Gian Galeazzo Visconti, che corrisponde mensilmente alla fabbrica 700-800 lire, somma davvero esorbitante rapportata alle 4-5 lire versate in media dal popolo. E ciò nonostante, il denaro principesco rappresenta solo il 16% della somma raccolta quell'anno. In particolare, le donazioni più povere, di valore compreso tra un denaro e le 10 lire, ne costituiscono ben il 28%. È dunque a una folla di gente comune che si deve l'edificazione del Duomo di Milano. Uomini e donne, ben lieti di dare tutto ciò che avevano per un'opera che ben sapevano, ma i loro occhi avrebbero potuto contemplare ultimato. Uomini e donne, ricchi soltanto di un'incrollabile fede, certi soltanto di dover fissare il proprio cuore. Come Caterina di Abbiate Guazzone, una pauperrima vecchietta che da tempo si adoperava per aiutare gli operai del cantiere, trasportando i materiali da costruzione nella gerla che portava sulle spalle. In una fredda mattina del novembre del 1387 va a deporre come offerta sull'altare la sua unica logora pellicetta con cui si riparava dal gelo. Sopraggiunge da lì a poco un uomo, Manuele, che, riconoscendo la pellicetta, subito l'acquista, per poi depogliela nuovamente sulle spalle. L'amministrazione della fabbrica, venuta a conoscenza del nobile gesto di questa povera donna, la premia, dopo qualche mese, pagandole l'affitto della casupola in cui viveva. Questo è un articolo di Martina Saltamacchia, la Martinella della famiglia legnanese, del novembre del 2013.